Buonasera a tutti voi che siete qui presenti per questa conclusione di questo itinerario sulla ricerca del sé, sulla cura del sé. Il tema con cui io vorrei semplicemente porre un altro contributo a questo itinerario che non può essere concluso questa sera, riguarda la vita interiore, la vita spirituale, ma proprio perché si sono susseguiti tanti interventi, soprattutto di persone che io conoscevo direttamente o attraverso i loro scritti o attraverso la loro testimonianza, credo sia anche giusto fare qua e là un riferimento a loro. Mi ha fatto molto piacere che l'ambasciatore Secchi, che mi ha preceduto, abbia tracciato nella sua vita la vita interiore, vita di un diplomatico, e mi ha molto rallegrato, soprattutto mi sento di dirlo, che quello scritto che lui ha citato di Dag Hammarskjöld io l'ho pubblicato 20 anni fa e fa parte di uno dei libri da me curati e pubblicati nelle nostre edizioni, perché è il diario di un uomo straordinario. Da Hammarskjöld i giovani non lo conoscono, forse non sanno neanche più chi sia, me ne ricordo appena io, che ero appena ragazzo quando lui ha trovato la morte e quando di lui si parlava come uomo di pace, ma effettivamente la scoperta di questo suo diario ci ha rivelato un uomo che, essendo diventato segretario dell'ONU, ma che ha mostrato una ricchezza, un cammino, una profondità della sua ricerca, che non era soltanto un contributo che dava alla vita politica mondiale, ma certamente un contributo alla vita interiore, all'interiorità, alla scoperta profonda di sé. Io vorrei che si fosse possibile tessere questa sera anche un dialogo tra me e voi, non solo con delle domande, ma anche con un confronto, perché le cose che avete sentito in questi giorni certamente sono state di una grande ricchezza, e proprio perché si era voluto questo colloquio intersecando vari saperi, varie competenze, forse è possibile aver sollecitato di più quello che è stato il vostro ascolto. Io parto da una constatazione, che certamente, senza voler fare paragoni col passato, perché la vita mi ha insegnato che i paragoni col passato sono fragili, possono essere capovolti e non sono mai definitivi, e che è sempre sbagliato paragonare un'epoca piuttosto che un'altra, ma fermandomi a leggere l'attuale momento, ripeto, senza paragoni, senza nostalgie, senza dare dei giudizi, certamente noi siamo in una situazione in cui è diventata più difficile, o perlomeno sperimentiamo culturalmente più difficile, la ricerca del sé, la cura del sé. Perché questo? E certamente i contributi in questi giorni sono stati dati per fare una lettura molto precisa, penso soprattutto a Madera,
che abbiamo voluto tra di noi per questa capacità che lui ha di leggere la situazione culturale delle nuove generazioni. Ma credo che si possa indicare che la vita interiore è diventata difficile per molte ragioni. La prima certamente è l'omologazione delle società di massa. Noi viviamo una cultura la quale rende tutti omologhi. Le fonti con cui si formano attualmente le coscienze sono fonti che soprattutto attraverso i mass media sono molto omologate, hanno quasi un messaggio unico. In questa omologazione manca lo spirito critico, manca la capacità di poter eventualmente reagire rispetto a dei messaggi che diventano dei messaggi assordanti. E questo è un primo aspetto per cui è più difficile la vita interiore. Un altro certamente è il narcisismo. Noi viviamo in una cultura in cui c'è un narcisismo esasperato. Questo lo possiamo poi declinare con vari nomi, con filautia, con un'egolatria, con un egoismo sfrenato. Ma certamente noi oggi sentiamo che all'interno della nostra società anche un tema come il nostro, la ricerca di sé, la cura di sé, facilmente può essere interpretato come un cammino di narcisismo. E così effettivamente noi dobbiamo sovente fare i conti con questa emergenza all'interno della società. Tutto questo porta, insieme alla mercificazione di molti aspetti della nostra vita, a una rimozione dell'interiorità. La vita si è velocizzata, noi tendiamo piuttosto a fare, ad apparire, non abbiamo tempo per la cura dell'essere. Anche questo si può dire in varie maniere, da come diceva Freud, il prevalere dell'avere sull'essere, ma si potrebbero trovare fino a ultime letture da parte di molti filosofi, antropologi, i quali vedono questa situazione. Però io, al di là di queste analisi che possono essere anche molto più precise e estese, vorrei dirvi, e questo stupirà molti, spero di essere capito, anche perché è un discorso che non ho ancora fatto, almeno nei miei scritti, che ciò che manca soprattutto oggi per una vera vita interiore è la fede. È la fede. Ma attenzione, non sto parlando della fede in Dio, come tutti forse sarebbero pronti dunque a percepire o a interpretare. No, manca, secondo me, nella nostra cultura la fede come atto umano, il credere come atto umano. I cristiani per varie ragioni hanno difeso che la fede, il credere, è un dono di Dio. E certamente teologicamente questo è vero. Ma credo che hanno depauperato una verità antropologica che invece è essenziale. Ed è che comunque chi crede, anche per i cristiani, non è Dio, ma è l'uomo. E che credere, prima di essere un credere in qualcuno o in qualcosa o nelle verità, il credere in,
C'è l'atto umano del credere e del credere basta. Questo secondo me, al di là delle analisi che tutti fanno e sulle quali poi anch'io ho scritto, ma non volevo ripetere questa sera le strade che ho percorso in diversi miei libri, ma dirvi di questa patologia che oggi constatiamo all'interno della nostra società ed è la mancanza di fede, del credere. A tal punto che io dico, spero che mi capiate, che a volte sento rabbia quando sento persone che si lamentano che oggi è diminuita la fede in Dio o manca la fede in Dio. È chiaro, i credenti sono diminuiti, sono una minoranza. Ma mi fa rabbia sentir dire questo perché mi sembra che non sia possibile nessuna fede in Dio se non c'è la possibilità prima dell'atto umano del credere. Noi oggi siamo una società che non crede. Non crede nella vita. Non crede negli uomini, non crede agli altri. Questo è il vero problema dell'atto del credere, che impedisce una vita interiore e poi delle scelte che siano davvero coerenti con una vita interiore. Mi spiego. Noi uomini, a differenza degli animali, dobbiamo fare un lungo tragitto per venire al mondo. Gli animali hanno una fortuna che noi uomini non abbiamo. Appena sono espulsi dall'utero della loro madre, se la cavano. Noi uomini abbiamo forgiato significativamente un'espressione ricchissima, venire al mondo. E per venire al mondo ci vogliono degli anni. E nessuno di noi viene al mondo da solo. E occorre che degli altri siano attorno a noi, ci accompagnino in questo venire al mondo. Perché noi arriviamo a una soggettività, ad avere una personalità. Pensate che cammino e abbiamo bisogno di altri attorno a noi, soprattutto di altri nei quali avere fede. Nei quali mettere la fiducia. Un bambino, se non avesse la capacità di fiducia nei suoi genitori, in chi lo fa crescere, non si umanizzerebbe. Nessuno di noi può crescere senza mettere la fiducia. Provate a guardare anche un lattante, tutto quello che fa lo fa per una fiducia nella madre, in chi gli dà da mangiare, e si costruisce il suo essere, costruisce la sua personalità a partire da atti di fiducia. Tanto è vero che chi è traumatizzato e non riesce a ricordare una fiducia, aver trovato fiducia, resta poi ferito tutta la vita. Molte ferite che ci portiamo è perché non abbiamo trovato una fiducia quando era necessaria, ci sono stati dei buchi neri. E tutta la nostra vita ha bisogno di atti del credere. Non solo noi per crescere, per umanizzarci abbiamo bisogno di un contesto familiare di qualunque tipo, ma in cui mettere fiducia degli altri vicino di cui ci fidiamo per crescere. Ma pensate il giorno in cui si inizia una vicenda di amore tra un uomo e una donna, o nell'amicizia. Come sarebbe possibile iniziare una vicenda di amore se uno non avesse fiducia nell'altro, se uno non avesse fede nell'altro? Ecco, vi sto parlando della fede come atto umano. Il linguaggio normale, non a caso,
amava chiamare un ragazzo e una ragazza che a un certo punto decidevano una storia d'amore, li chiamavano fidanzati da fede. E molti si ricorderanno che quando siglavano questo con un anello, quell'anello veniva chiamato addirittura fede, vi ricordate un tempo? Ormai è un linguaggio desueto, un ragazzo non regala più, gli dice ti do un brillantino. Un tempo invece gli diceva ti do la fede. E la fede era il segno di una fiducia, perché non è possibile iniziare una vicenda d'amore se uno non ha fiducia nell'altro. Ma anche generare dei figli bisogna aver fiducia. Fiducia nel futuro. Se uno non ha fiducia nel futuro, non genera figli. Ma poi semplicemente per vivere giorno dopo giorno bisogna credere negli altri, nell'umanità. Addirittura, pensate, il linguaggio economico è un linguaggio, lo capiamo ultimamente, lo sentiamo al di là delle battute sulle quali non voglio far commenti, per la carità. Quando si dice manca la fiducia, ma c'è una verità in questo. Tanto vero che noi nel linguaggio economico diciamo faccio credito. Credito che cos'è? Da credere. Cioè io do qualcosa perché credo che domani me lo restituirà. Se uno non mi restituisse nulla e io non avessi questa fiducia, non faccio credito. Ecco, io credo che è molto importante percepire questo atto umano del credere. Sono cristiano, lo sapete, ma io dico sovente che sarebbe troppo comodo, troppo facile credere in un Dio che non si vede se non si sa credere agli altri che si vedono, a un altro che si vede. Sarebbe un'alienazione davvero causata dalla religione. Per questo io non credo a quelli che dicono che credono in Dio e non sanno credere con gli altri che incontrano tutti i giorni. Sono dei bugiardi, mi viene da dire, bugiardi a se stessi. Ecco, è vero allora che in questa situazione in cui c'è scarsità dell'atto del credere, ci si impegna non per un cammino di vita interiore. E con ogni probabilità il cammino di vita interiore produrrebbe anche questo atto di fede umana. C'è una specie di circolo tra le due cose, ma per poter credere nell'altro, nella vita, bisogna esercitarsi. C'è Pessoa, credo che molti di voi lo conoscono, questo straordinario poeta portoghese, il quale ha detto un giorno una frase che io tengo sul mio tavolo da quando l'ho letta ormai 40 anni fa. E la tengo in portoghese, ma ve la traduco in italiano. Lui dice, valeu a pena? Vale la pena? Domanda straordinaria. Vale la pena? E la risposta che Pessoa dà dice, valeu a pena si alma no es pequeña. Vale la pena se l'anima non è piccola. Ma se l'anima è piccola, guardate che val solo la pena soddisfare gli interessi personali. Val solo la pena, allora sì, stare all'interno di una cultura omologata narcisista, ma nella quale si cerca davvero semplicemente un'egolatria, una filautia, come la chiamavano i greci. Allora è importante, prima cosa, secondo me, che ci si ponga il problema dell'atto umano del credere. Perché la prima cosa che io posso fare ogni volta che io incontro l'altro, incontro gli altri, ma anche quando incontro me stesso, perché il mio io si presenta sempre a me come un altro.
Non a caso l'ultimo libretto che ho scritto ho voluto chiamarlo Noi siamo gli altri. Perché l'alterità la impariamo conoscendo noi stessi, scendendo nelle nostre profondità fino al momento in cui a volte scopriamo addirittura che dentro di noi c'è qualcosa di estraneo, addirittura lo straniero. Ma questo viaggio verso la vita interiore, certamente in Occidente, si può fare in due modi. La vita interiore è un grande tema a cui gli uomini, nei loro cammini di umanizzazione, hanno sempre dedicato molte energie. E certamente abbiamo voluto, anche all'interno del colloquio, che fosse presentata una via di interiorità nell'induismo, nel buddismo, soprattutto quei cammini che l'Oriente ha elaborato. Ma io mi voglio fermare al nostro Occidente, alla nostra cultura, perché noi siamo occidentali e al di là del cammino esoterico che può fare qualcuno di noi, tutto quello che noi siamo, la nostra identità, la nostra storia, il nostro ambiente occidentale. Però questo cammino di interiorità è significativo e forse è quello che l'Occidente è riuscito in un cammino di umanizzazione che certamente è di riferimento ed è esemplare ancora oggi per il futuro del mondo. I cammini sono due. Prima ha accennato l'ambasciatore Secchi al cammino di Ulisse. Il viaggio di Ulisse è certamente un viaggio che non vuole essere tanto un viaggio geografico, ma è soprattutto un viaggio alla conoscenza di sé, alla conoscenza dell'uomo, lo sapete. Però non so se ci avete mai pensato. Ulisse fa un viaggio, lascia a casa la moglie, la famiglia, perfino un cane, quanto è bello questo. Poi fa un lungo viaggio, ma tutto è sempre per ritornare. È un viaggio di ritorno. E il sentimento di Ulisse è la nostalgia. Pensate quante volte tenta di tornare il ricordo e poi torna, trova il suo cane, trova la sua moglie. Insomma, è un grande viaggio, ma la ricerca di se stessi è per tornare a se stessi. Tanto vero che l'Occidente, quando voleva parlare di vita interiore, voi sapete che ha forgiato l'espressione latina redire a sé. Ritornare a se stessi. Ma c'è un'altra immagine nell'Occidente che è straordinaria, la cui vicenda è stata scritta esattamente, la vicenda è stata scritta esattamente nel secolo in cui Omero scriveva l'Odissea, ed è la vicenda di Abramo. E che è una vicenda di un viaggio, anche quello, ma che è esattamente il contrario. Abramo lascia la sua casa, Ur dei Caldei, la sua famiglia, la sua cultura e parte per un viaggio per non tornare mai più a casa. Pensate a queste due metafore, queste due immagini così diverse. Abramo se ne va, farà il nomade sempre. Notate che lui ha una promessa. Ma una promessa davanti verso cosa? Perché noi ormai leggiamo le cose in maniera sapendo il risultato finale, non le leggiamo nella loro verità. La voce gli dice verso una terra che io ti mostrerò. Ma cosa significa verso una terra che mostrerò? Significa tu vieni avanti, abbandona, io non ti dico dove, continua a venire avanti, te la mostrerò. E tutta la vicenda di Abramo
è questo uscire costantemente. Salirà fino a Arran, l'attuale Turchia, est Turchia, poi scenderà fino all'Egitto, risalirà, e tutta la sua vita è un grande viaggio. Abramo resta un nomade e alla fin fine lui dice: io sono uno straniero e un pellegrino. A tal punto che Abramo, il padre degli ebrei, significa padre di stranieri, perché ivri era il termine dato a questi popoli stranieri, nomadi, che non si fermavano mai e che continuavano a girare in cerca di pascoli. Ivri significa questo. I cananei davano questo nome agli ebrei, quelli che abitano al di là dei confini. Ecco, la Grecia li chiamerà barbari, come li abbiamo chiamati più tardi noi. Ecco, ma sono due immagini di viaggio che in Occidente si intersecano e che nella nostra vita spirituale non possono assolutamente essere una senza l'altra o una preferita all'altra. Non si può scegliere tra Ulisse ed Abramo in noi occidentali. Siamo sempre alla ricerca di un sé, ma nello stesso tempo siamo sempre impegnati in un'uscita. È la dinamica soprattutto occidentale della vita interiore, che mi sembra così unica e così ricca. All'inizio la voce che sente Abramo è vattene, e se voi leggete la Bibbia vi trovate vattene. In ebraico è già più difficile, perché in ebraico l'espressione è lek leka, ma leka significa verso te stesso. Lek leka va verso te stesso. Però poi il viaggio, avete visto, di Abramo. Abramo non torna, non ha a casa una moglie, non ha dei figli, non ha delle terre da cui tornare. Farà un viaggio senza fine. E sia chiaro, quella terra che doveva vedere non ce l'ha. La cosa straordinaria di Abramo è che veramente è un uomo che, con tutte le promesse, proprio perché credeva, attenzione, Paolo sintetizza la vicenda di Abramo e l'uomo di fede, infatti ebrei, musulmani, cristiani lo chiamiamo padre dei credenti. Lui ha sempre creduto, ha mai avuto niente. Ha mai avuto niente. Ha mai avuto niente, diciamo la verità. Si dice la promessa di Dio. Dio ha sempre detto: vieni, vieni, ti darò. Gli ha mai dato nulla. E voi sapete che quando lui muore, cioè meglio, quando muore sua moglie Sara, lui che aveva avuto la promessa, vieni, vieni, la terra ti mostrerò, la tua progenie sarà come le stelle, come l'arena. C'ho un figlio, ha avuto nella vecchiaia uno solo, e sapete, a quei tempi avere un figlio significava essere proprio disgraziati, perché il potere di un uomo, la fama di un uomo, la grandezza di un uomo si misurava col numero dei figli. E per seppellire sua moglie deve chiedere agli ittiti un campo, deve pagargli un campo, e muore padrone di un fazzoletto di terra a 6 metri per 10. La tomba di sua moglie. Vedete che vicenda, sono immagini, non leggiamole semplicemente come se fossero qualcosa che ci ha preceduto, ma in tutta la pienezza del mito, come Ulisse. E noi in Occidente, la nostra vita interiore è sempre un redire a sé, che da Agostino in poi diventerà il grande itinerario di tutti, ma anche un exire a sé, un uscire da sé. Noi, non è un caso, sapete, che siamo stati noi occidentali, non sto facendo l'elogio dell'Occidente contro qualcuno, ma non è il caso che siamo stati noi occidentali che abbiamo scoperto che c'era un altro mondo,
che di cui abbiamo sentito il bisogno di andare oltre le colonne di Ercole, di andare altrove. È così. Come abbiamo un cammino di approfondimento, di discesa in noi, c'è nella vita interiore dell'Occidente questo uscire da sé, questa estasi, il bisogno di uscire, di uscire, di uscire. Ma qual è allora il cammino per questo? Certamente è stato anche scritto in quello che è un pochettino il manifesto di questo colloquio, è Gnoti auton, conosci te stesso, come era scritto sul frontone del Tempio. Questo è il nostro cammino di vita interiore, ma nello stesso tempo noi non possiamo dimenticare l'epimeleia e autu, la cura del sé, che già Socrate chiedeva all'uomo per diventare più uomo. Cos'è allora il cammino di interiorità? Beh, certo possiamo parlare di vita spirituale, possiamo parlare di vita interiore, ma possiamo anche chiamarlo, e oggi forse siamo più disposti a modulare il nostro linguaggio in questo senso, chiamarla umanizzazione. L'uomo è un essere che ha bisogno di un processo di umanizzazione, non solo per venire al mondo, ma poi per stare al mondo. Questo è un processo mai terminato. È come il processo della maturità umana, della piena soggettività. Nessuno di noi può dire ormai ho terminato il mio cammino di maturità umana. Anche perché conosciamo tante contraddizioni dentro di noi, conosciamo delle regressioni, eppure sentiamo che questo è il cammino, un cammino personale e un cammino anche sociale. Quando noi oggi vediamo che il deserto guadagna sempre più spazio, metafora di una barbarie che avanza all'interno della società, noi ci rendiamo conto che il cammino che stiamo facendo è di disumanizzazione. E un cammino invece di umanizzazione dovrebbe essere proprio un cammino personale e comunitario, sociale, il quale ci renda più uomini. Io arrivo sempre a dire che alla fin fine anche il cristianesimo vuole essere un cammino perché l'uomo sia più uomo. Si tratta solo di decodificare il linguaggio. Il cristianesimo diceva: l'uomo è un animale la cui vocazione è diventare Dio. I padri della Chiesa dicevano: Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Io vorrei dirvi che tutto questo si può declinare dicendo che il cammino è che l'uomo diventi più uomo. Questo davvero è ciò che ci sta davanti e sul quale noi dovremmo riflettere. E allora in questo cammino dico semplicemente alcune esigenze, lasciando poi al dialogo con voi di precisare. Il primo aspetto di questo cammino è l'ascolto. Io sono convinto che una delle più grosse patologie che oggi impediscono il cammino di umanizzazione è la mancanza di ascolto. Noi non siamo molto capaci ad ascoltarci. Quante volte sento anche nella vita familiare
un coniuge che dice all'altro o un genitore che dice ai figli: per favore mi ascolti almeno una volta. Ma ascoltami almeno una volta. Al di là del gergo quotidiano, indica effettivamente che noi facciamo difficoltà ad ascoltare. Eppure ascoltare è la prima operazione anche per collocarci. La cosa straordinaria, credo che la sappiate tutti, è che noi, ce lo dicono oggi soprattutto la medicina, noi cominciamo ad ascoltare nell'utero di nostra madre. Ormai la medicina è certa. Tutti gli altri sensi non funzionano, noi non vediamo, noi non siamo in grado neanche di gustare, sentiamo semplicemente questo liquido che ci avvolge, ma non conoscendo altro è come adesso voi mica sentite l'aria che vi avvolge, è il nostro ambiente naturale, ma noi cominciamo a sentire. A tal punto che le scienze umane oggi ci dimostrano che un bambino nell'utero a 6 mesi comincia a distinguere la voce della madre dalla voce del padre. Tomatis, uno dei grandi studiosi, certo, rilevando tutto a livello di neuroscienze, ha mostrato che il bambino a 6 mesi sente fastidio per la voce del padre e sente piacere della voce della madre. Perché in qualche misura sente un'altra voce che non gli giunge come quella della madre che lo avvolge. Per cui noi uomini all'inizio c'è l'ascolto. Noi siamo costituiti dall'ascolto. Quando tutti i nostri sensi non funzionano, noi sappiamo già ascoltare. È una cosa straordinaria. Ma non solo, pensateci. È una delle cose più belle. Solo riflettere sull'ascolto per pigliare l'impegno d'ascoltare. Noi, su tutti i nostri orifizi con i quali noi comunichiamo col mondo, con la terra, noi abbiamo dei buchi per comunicare. Diciamo orifizi perché altrimenti sembra troppo prosaico. Ma abbiamo buchi per vedere, abbiamo la bocca con cui mangiamo la terra per vivere, abbiamo dei buchi nel naso per aspirare e odorare il mondo, abbiamo dei buchi per generare e dei buchi per far tornare alla terra ciò che ci fa vivere. E sono tutti buchi che noi possiamo aprire e chiudere e decidiamo noi. Per cui tutti gli organi noi decidiamo il funzionamento. Ma l'organo delle orecchie noi non possiamo mai decidere di chiuderle le orecchie. E anche quando dormiamo loro significativamente sono in azione, tanto vero che un rumore ci sveglia. E questo vi dice come l'ascolto ci costituisce. Voi sapete che la nostra parola dipende dall'ascolto. Un tempo nell'ignoranza chiamavamo sordomuti perché non sapevamo che chi non parla non è perché gli mancano le corde vocali, ma perché era sordo. E oggi è significativamente che riusciamo con delle vibrazioni e altri mezzi, noi abbiamo la possibilità di risolvere chi è sordo può anche parlare. Ma noi fin da piccoli siamo chiamati, occorre, quando sentiamo la voce, noi ci collochiamo, siamo qui, l'altro è vicino e distante. L'ascolto è davvero qualcosa di essenziale, ci costruisce, ci costituisce. E noi abbiamo bisogno poi di questo ascolto esercitato, differenziato, perché voi sapete che un bambino sente diverso il padre, sente diversa la madre,
E il compito allora di tutti quelli che emettono voce di comportarsi in un determinato modo, di non avere una voce anonima, ma ognuno deve far sentire se è padre, se è madre. Proprio in questi giorni leggevo un libro straordinario di un psicologo francese, Sans-Père, Sans-Parole. Un'analisi di tante persone che, nella misura in cui il padre era poco presente o assente, sono persone che fanno difficoltà a parlare in pubblico, difficoltà a porre una parola, sono piuttosto persone che non sono capaci a volte a spiegarsi, a volte semplicemente di pigliare la parola nell'ambito degli altri. Perché chi ci autorizza soprattutto la parola, ad esempio, è l'ascolto del padre, della figura paterna, che insinuandosi tra noi e la madre crea la possibilità dell'alterità, tanto vero che noi non amiamo questa terribile operazione che si insinua in noi durante la nostra pubertà. Però noi abbiamo bisogno di parole, abbiamo bisogno di un ascolto differenziato, e abbiamo bisogno, ogni volta che parliamo, di sapere come parliamo. E questo si impara solo ascoltando gli altri. Ecco, allora vedete, il primo aspetto è l'ascolto. Ascoltare davvero gli altri, fino ad ascoltare se stessi, operazione difficilissima. E forse oggi l'operazione più difficile, per gli altri non c'è tempo all'ascolto. Abbiamo una vita che davvero è mangiata dalla velocità, l'epoca moderna lo sappiamo. E voi vedete nelle famiglie com'è difficile l'ascolto, tra tutti, ma com'è difficile nelle relazioni. È diventato più difficile ascoltarsi, ma tanto più è l'ascolto interiore. Io penso sovente alla coscienza. La coscienza davvero è la cosa più straordinaria che noi uomini abbiamo. E un vero uomo è uno che ha una coscienza, ma la coscienza, ascoltarla, non è mica facile. Noi oggi ci chiediamo, anche di fronte alla corruzione, ai fenomeni di illegalità, a tutto ciò che conosciamo e deprechiamo nel momento presente, ma dovremmo interrogarci: ma dov'è l'esercizio della coscienza? Perché se uno sente la coscienza, ogni uomo è capace del bene e del male. Oserei dire che per questo non c'è neanche la necessità di Dio, sapete, o della religione. L'uomo ha la capacità dentro di sé di giudicare, di discernere il bene e il male. Certo, deve esercitare questa coscienza, deve imparare a sentire, anche perché, e su questo voi sapete che il cristianesimo lo dice, l'ultima autorità per l'uomo è la coscienza. Non è neanche la Chiesa l'ultima autorità, né il Papa, né i Vescovi, niente. L'ultima autorità è la coscienza. Loro sono a servizio della coscienza, ma se la mia coscienza mi dice una cosa, io devo obbedire alla coscienza piuttosto che alla Chiesa. Questo è il cristianesimo, eh? Lo sentite dir poco perché tutti hanno paura di dirlo, ma il nostro Benedetto XVI ricorda sempre che Newman diceva, questo grande cardinale e uomo spirituale inglese del XVIII secolo, XIX, 1800, diceva: primo brindo al Papa, poi seguo la coscienza.
Allora vedete l'importanza dell'ascolto, una vita vera interiore nasce se uno è esercitato ad ascoltare la propria profondità, a interrogarsi, a pensare, a ascoltare sé. È chiaro che poi per questo è necessario un po' di solitudine, anche qui l'incapacità di star soli ormai delle nostre generazioni. Di abitare solo una solitudine negativa, mortifera, quella dell'isolamento. Ma noi, vedete, abbiamo paura della solitudine feconda, positiva. Ci ammassiamo. È terribile vedere com'è facile ammassarsi in certi luoghi, dove, non a caso, manca il silenzio, manca la solitudine, e in realtà si è soli più che mai, e non c'è la coscienza che parla, non c'è davvero una vera voce dentro di noi. Ma infine, arrivo all'ultimo punto. Certamente ascolto dell'altro. Certamente per questo ascolto ci vogliono le due ali, diceva il Savonarola, che era abituato ad ascoltare la propria coscienza più che ogni altra autorità. E diceva le due ali sono la solitudine e il silenzio. Imparare ad essere soli per essere critici. Imparare la solitudine per non essere omologati. Imparare la solitudine per l'accettazione anche di sé in una certa umiltà, sapendo che neanche nei rapporti più sacri e più amorosi si elimina totalmente la solitudine. Chi pensa di eliminare la solitudine in realtà non cerca l'incontro, cerca una fusionalità che è sempre mortifera, è una regressione a una situazione in cui non c'è cammino, umanizzazione, dinamica, non c'è l'uscita da sé, c'è solo il rientrare in sé. Ma tutto questo deve portare alla presenza. Cosa significa la presenza? Avere coscienza che gli altri sono presenti a noi e noi siamo presenti agli altri. Vita interiore significa avere questa capacità di presenza sentita e presenza data. Noi oggi di nuovo rischiamo di non essere mai presenti. Noi diamo tantissime cose ai nostri figli, anzi diamo prima che loro ce le chiedono. Ma diamo la presenza? Nell'amicizia sappiamo dare la presenza, perché le relazioni si nutrono di presenza, non di quello che diamo, regaliamo, facciamo. Ma abbiamo bisogno di un altro che ci sia nella nostra vita. E chi di voi soprattutto ha una certa anzianità sa che la cosa più importante per un uomo dalla maturità in poi è la presenza di qualchedun altro. Non è qualcuno che gli dia qualcosa. Ma è la presenza. Se allora noi abbiamo questo itinerario di ascolto fino alla presenza, ascolto ricevuto, ascolto da dare, presenza ricevuta, presenza da dare, noi possiamo allora tessere davvero l'incontro nell'alterità, rispettando l'altro, non sognando mai una fusionalità con l'altro, cercando la libertà dell'altro, non il consumo dell'altro, e cercando soprattutto che dall'incontro di diversità nasca la grande fecondità che è la ricchezza interiore che ci viene dall'incontro con molti. Questo allora, vedete, è un cammino personale, ma è un cammino comunitario. Questo forse è l'unico antidoto alla paura dell'altro che sovente noi abbiamo, soprattutto quando si presenta a noi con le forme di diversità. In realtà, se noi siamo capaci a cogliere l'altro ascoltandolo, a cogliere la presenza,
a vivere un po' della sua presenza e a dare la presenza, i cammini sono più facili. Chiudo con un aneddoto, ma che per me è molto significativo, tanto è anonimo. Dei miei amici, diciamo così, li ho sentiti più volte imprecare verso gli stranieri. A volte dire abbiamo paura, altre volte questi ci fanno paura, tutti ladri, tutti delinquenti, le solite cose che sentite. Non erano miei amici particolarmente cattivi, erano persone come siamo tutti noi tentati di assumere i discorsi che fanno tutti. Ebbene, un giorno sono andato a trovare questi miei amici, diciamo così, per mantenere l'anonimo in tutto, all'ospedale, perché era un mese che erano in ospedale. E nell'ospedale in corsia c'era una donna maghrebina. La prima cosa che mi hanno fatto quando sono arrivato è presentarmi questa donna maghrebina come una donna straordinaria, parlavano, addirittura quando arrivavano a portare da mangiare, questa mangiava le cose della maghrebina. Avrei voluto dirgli, ma cos'è successo? E poi ho riflettuto io senza chiederglielo. Si è messa ad ascoltare una perché non poteva far altro nelle lunghe giornate di ospedale, la maghrebina che gli era finito vicino nella stanza, ne ha accettato la presenza, è nato un incontro. Oh, domenica scorsa sono stato invitato proprio a cena da lei e mi sono trovato la maghrebina a cena. Non avrebbe mai chiamato in casa una straniera. Ma vedete, i cammini, lo dico paradossalmente, i nostri cammini sono umani. Quello che ci è chiesto è di essere umani. Il cammino di vita interiore è umanizzazione. Però l'umanizzazione è fatta da alcune tappe. Ascolto, presenza, dialogo. E a quel punto lì noi non viviamo più senza gli altri o contro gli altri, ma insieme riusciamo a fare un cammino di umanizzazione per noi e per la società. Grazie. Lasciamo lo spazio agli interventi, vedo là una mano alzata. Io la ringrazio tanto per questo suo bellissimo intervento e volevo chiederle questo. Quando ha fatto riferimento allo straniero che è dentro di noi, lei intendeva qualcosa di simile all'ombra di cui in modi diversi ci parla la psicanalisi o c'è qualche cosa di profondamente diverso? Mi piacerebbe molto che riprendesse un momento questo passaggio, grazie. No, io sono convinto che la stranierità è qualcosa che fa parte della nostra essenza e fa parte della nostra esistenza. Tutti voi credo che qualche volta vi siete sentiti davvero stranieri. Non so, credo che una volta forse per tutti voi più facile è quando finite per essere in un paese lontano all'estero. Gli stranieri siete voi, non sono gli abitanti di quel paese. E il sentirsi straniero in mezzo a un altro popolo fa sentire la stranierità.
Questa è una prima sensazione che può farci comprendere cos'è la stranierità. Ce n'è un'altra più interiore. Se noi siamo onesti, alcune volte noi sentiamo nelle nostre profondità qualcosa che non ci appartiene, che ci è estraneo, che a volte ci fa dire ma cosa mi prende, altre volte mi fa dire ma tu sei davvero questo. È una stranierità che ci abita in profondità. Noi non siamo così coincidenti con quello che vogliamo essere e con quello che pensiamo di essere. A volte il nostro io, che noi custodiamo con molto amore, va in frantumi. E allora noi scopriamo un altro io. Altre volte addirittura ci sono situazioni di male che si impadroniscono di noi e che poi più tardi ci pentiamo e ci diciamo ma com'è stato possibile, ma proprio io. Ma si può pensare anche a una condizione di estraneità qualche volta nella nostra vita in un passaggio da un'età all'altra. Umanizzarsi non è facile, invecchiare non è facile, diventare maturi non è facile. E a volte nella vita degli uomini voi vedete che arrivano delle grandi crisi attorno ai 30 anni, attorno ai 40 per noi uomini, attorno ai 50 per voi donne. Non sono crisi facili. E poi noi sovente però siamo all'interno di una società che in queste crisi pensa di risolvere tutto coi farmaci o semplicemente ricorrendo alla medicina. Ma sovente i mali sono di natura spirituale. La mia esperienza mi dice che errori di spiritualità, attenzione, sto dicendo spiritualità nel senso di vita interiore, prima o poi si manifestano come turbe psichiche e qualche volta le turbe psichiche poi diventano malattie somatiche. Noi siamo molto più uniti di quel che crediamo, solo che in Occidente noi non crediamo tanto a questa unità, l'Oriente è più abituato. L'Oriente è significativo, una persona gli dice nei momenti difficili va dal maestro spirituale, dicono sempre, va dal dietologo, va dal medico. Noi, dal maestro spirituale non si dice più, diciamo va dal medico che ti dà le pastiglie. Ma noi siamo molto più uniti e dovremmo fare molta più attenzione. E le fatiche che sono umane di passaggio da un'epoca all'altra qualche volta ci mostrano un'estraneità. Non sempre siamo capaci di avere un filo rosso nella nostra vita. Molte persone che certamente non sono aiutate a vivere sentono molto faticosa la vita e perché non riescono a trovare un filo rosso tra infanzia, gioventù, maturità, anzianità. Non è così facile. E non, con questo mica ne hanno colpa, a volte è la vita che è così difficile. Perché la vita a un certo punto a volte viene spezzata. La perdita di una persona amata, la perdita di un figlio, la perdita di ciò che per noi era significativo di un cammino, di un progetto, non è così facile. Ma anche solo le separazioni che abbiamo nelle nostre vicende di amore sono ferite. Allora è molto importante che noi riusciamo anche questi pezzi che a volte ci sembrano estranei, stranieri,
di riuscire a volte a compaginarli. Certamente la psicanalisi ci fa notare questo, i linguaggi sono molti, alcuni psicanalisti come Lacan arrivavano a dire spazi infernali che ci abitano. Amavo molto io di Lacan questo, perché credo che abbiamo a volte dentro di noi degli spazi così profondi e strani che sono l'inferno e sui quali noi non possiamo molto nella vita. Ci sono. C'è un autore straordinario che in Italia purtroppo è poco conosciuto, anche se ha scritto tantissime cose, è un ebreo, Edmond Jabet, scritto Jabez, francese, morto 10-15 anni fa, adesso non ricordo bene. Lui ha scritto dei libretti che sono tutti pubblicati da Giunti, straordinari proprio, sono apostegmi sull'estraneità che è in noi, sulla stranierità e sulla possibilità che, di accoglienza che noi abbiamo di noi stessi. Ma vedete, la stranierità è qualcosa che si gioca anche oggi, il tema degli stranieri. Non pensate che è un tema semplicemente che riguarda gli altri. Riguarda ciascuno di noi. Quando noi cominciamo con una logica a escludere, poco per volta questa esclusione non è che si fermi tra noi e gli stranieri. È una patologia devastante che aumenta, quindi diventerà un rifiuto di altri più vicini, passerà il rifiuto nelle nostre famiglie, nei nostri contesti più quotidiani di affetto e poi arriva la non accettazione dentro di noi. Io penso, ascoltando le persone, si sente sempre dire noi facciamo i muri, Berlino, facciamo i muri palestinesi ed ebrei, muri, 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 ma quanti ne facciamo dentro di noi e dei quali non vogliamo mai parlare, ma sono dei muri che ci dividono in profondo. E la vita interiore dovrebbe proprio essere questa, che smantella sti muri, che ci dà uno spazio di libertà, che ci dà la possibilità davvero di essere semplicemente più umani, più umani. Grazie. E volevo aggiungere, certo che dentro di noi a volte ci sono delle parti buie, delle parti che non ci piacciono. E proprio questo mi ha fatto riflettere su questo concetto. Io credo che sia anche costitutivo di noi il bisogno del trascendente, perché in realtà se ho apprezzato infinitamente questo cammino ricchissimo di riflessione sull'umano, noi occidentali siamo anche poco abituati, a differenza forse degli orientali, a capire la vita spirituale anche analizzando proprio psicologicamente i passi che sono necessari per capire di più noi e per capire di più gli altri. Però ecco, due parole forse in questo splendido discorso che lei ha fatto mi sono mancate, le volevo dire forse per aggiungerle, per carità, con molta umiltà, la parola trascendenza e la parola amore, che forse oggi è abusata. Però secondo me va detta, perché poi io credo, questo è quello in cui credo io, e ci credo veramente, proprio come fatto, diciamo, vitale giorno per giorno, che mi consente di meravigliarmi e di andare avanti nonostante la fatica. Ecco, l'amore è questo flusso vitale che consente veramente di fare questo salto per poter guardare l'altro con gli occhi dell'altro, perché il problema che io credo noi troviamo a volte è proprio questo uscire un po' da noi stessi e nello stesso tempo non riusciamo forse a capire gli altri e ad amarli perché non ci sentiamo a nostra volta capiti e amati. Allora manca un terzo tra noi e gli altri, questo terzo che oggi non si vuol più dire, perché è nostro un mondo che rifiuta il trascendente, che in fondo non vuol parlare di Dio, ma Dio è il terzo essenziale, almeno questo è quello che vivo io, che mi consente di essere più umana,
ma perché la mia umanità, per essere fino in fondo tale, probabilmente ha proprio bisogno di questo spirito, di questo meraviglioso, vivo zampillio che è quel momento, quel brivido che noi sentiamo per esempio nella musica, nell'arte, nella bellezza, nel momento in cui l'altro davvero ci guarda e crede in noi. Questi momenti sacri, che sono proprio questi momenti di infinito, ci ricongiungono l'umanità con anche la divinità, non perché noi siamo divini, ma perché noi in realtà facciamo parte di questo. E quindi ecco che in questo senso lei ha parlato tantissimo di vita interiore. Io vorrei aggiungere che la parola spirito, la parola amore, la parola trascendente sono altrettanto costitutivi e devono essere testimoniati anche nella nostra epoca. Ecco, capisco che possono essere parole che quasi oggi noi non vogliamo più dire. Anch'io per tanti anni non le ho più dette perché pensavo che le persone fossero più rispettate se non si testimoniava questo. Ma credo oggi, anche attraverso la mia vita, l'esperienza e il lavoro, che più che mai le persone abbiano bisogno di dire l'umanità e la spiritualità. No, io semplicemente non ho parlato oggi, io non sono uno di quelli che ha paura a parlare dell'amore, anzi, normalmente dico proprio che l'amore è il nome di Dio, è addirittura l'unica cosa che ha fatto vincere la morte nel cristianesimo. Chi mi conosce lo sa. Devo dire invece che ho più difficoltà, questo è vero, sulla parola trascendente, e devo dirlo come cristiano, come sono io, anche un po' di difficoltà sull'attuale uso della parola Dio. È un termine per me troppo abusato, quello di Dio. Dio ormai è quello che un fondamentalismo ha legato addirittura alla violenza e che un altro fondamentalismo ha legato alla crociata contro il terrorismo. Io non credo molto che oggi la parola Dio sia una parola che alla gente dica molto e che agli uomini e alle nuove generazioni dica molto. La mia generazione, quando sentiva la parola cercare Dio, Dio aveva un'eco profonda. Le nuove generazioni, io le ascolto, i ventenni, i trentenni, Dio non dice granché. Mentre invece, e lo dico da cristiano, ha molto più senso, con ogni probabilità, che noi decliniamo questa parola Dio, non tanto col termine trascendenza, che di nuovo non è una parola, ma con ogni probabilità semplicemente con il termine amore, come diceva lei, che certamente è decisivo nella nostra vita, e come cristiano con il termine Gesù Cristo. Io devo dire che credo molto più a Gesù Cristo che non a Dio. Non sono né un ebreo né un musulmano. Essendo un cristiano, so che chi mi ha detto qualcosa di Dio è Gesù di Nazareth. E tutto ciò che lui non mi ha detto di Dio, io come cristiano non sono tenuto né a crederlo né a perdere troppo tempo sopra. Questa è la mia posizione molto personale, la confesso, ma credo. Mentre invece la parola amore io credo davvero che abbia dignità e che sia essenziale, però se lei ha ascoltato, io non sono giunto lì, che cos'è il frutto dell'ascolto, dell'incontro, del dialogo e poi l'amore, è la vicenda d'amore. Ecco perché io avrei potuto anche dire oggi il vero problema è la mancanza del credere, l'atto umano del credere, che poi è inerente all'atto umano dello sperare, perché credere e sperare sono immanenti. Ma per la vicenda d'amore bisogna poter credere nell'altro. Non si può amare l'altro per comandamento. Mi rincresce dirlo, ma se solo Dio, una voce, mi dice di amare l'altro perché lo devo amare,
oggi la obbedisco e domani no. O io arrivo a una comprensione dell'altro, che l'altro davvero è qualcosa che è essenziale alla mia vita, essenziale alla mia felicità, essenziale al mio essere uomo, allora mi eserciterò ad amarlo. Ma se c'è solo un comandamento, oggi io stesso devo dire non sento che basti un comandamento per poter fare qualcosa. Noi abbiamo bisogno di sentire le ragioni. Ci sono ragioni umane del credere, ci sono ragioni umane per amare. Io ho cercato di darvi questo cammino, che poi l'esito sia la fede cristiana, ossia una spiritualità anche di chi non crede. Io sono convinto che la spiritualità, il termine spiritualità, non ha bisogno di Dio, è vita interiore. Se è una vita spirituale cristiana, ha bisogno di Gesù Cristo e di Dio. Ma la vita spirituale la possono avere tutti gli uomini, purché partano dalle domande: chi sono, dove vado, da dove vengo, chi sono gli altri per me? E in questo rispondere alle domande, ascoltando gli altri e dando la propria presenza agli altri, io credo che il cammino si fa, ed è un cammino di umanizzazione. Facciamo l'ultimo intervento, così, prego. È stata una fortuna conoscerla, avevo sentito parlare di lei e l'ho ascoltata con molta attenzione. Chiarezza di idee, penetrazione di giudizi e capacità di sintesi. Sintesi è anche quello che io le chiedo. La mia vita si è svolta sempre in terra straniera, il mio lavoro anche. E ho ricavato l'idea che lo straniero non esiste. Esistono solo persone che non conosciamo. Questo, ecco, trova il, questo, vorrei il suo giudizio su questo, perché nella sua semplicità questo mi è sempre parso un buon punto di partenza. Adesso vi faccio un po' sorridere per dirvi qualcosa della mia vita, anche perché quando ascoltavo l'ambasciatore Secchi, che ha avuto questa capacità di confessione, dicevo io non sono forse capace a fare una confessione così. Ma io sono cresciuto con un comandamento che mi dava mio padre fin da piccolo. Mi diceva sempre: Enzo, fad la fom, ma cota di liber evangir. Fai della fame, ma compra dei libri e vai in giro. E allora da 17 anni in poi ho girato il mondo. Devo dire che una delle più belle cose che ho fatto è 18 anni di finire in Marocco da solo e di stare un mese con dei beduini, dei Tuareg, senza conoscere l'arabo, e star dietro a dei cammelli. Lì ho fatto un tale bagno di stranierità che ho capito, come lei, che le persone vanno divise, le conosco, non le conosco, ma non c'è nulla di più. E poi devo dire che quello che io ho imparato dagli stranieri è quello che ho potuto imparare dagli altri, cioè ciò che davvero in noi è decisivo è se noi vogliamo essere degli uomini o no. Ma se uno vuole essere un uomo e incontra l'altro, poi in tutte le vicende, l'amicizia, l'amore, la compagnia, tutto quello che ci è dato a diversi livelli, sono ragioni per credere nella vita e credere negli altri. Io sono un credente, ma come tutti i credenti deve rinnovare ogni giorno la sua fede. Ma la fede negli uomini, nell'umanità, in questo mondo, non mi viene mai meno. Io spero solo, giorno che passa, prima
si faceva memoria alla conferenza precedente della morte, ormai ci si deve anche pensare, non si ha più la capacità come quando si è giovani riempiti di forze che si va avanti, adesso qualunque cosa si intraprende alla mia età calcolo se me la godo o non me la godo, se la vedo, ma la cosa più bella è quando io mi metto a piantare alberi come ho fatto la scorsa primavera e qualcuno mi diceva ma li vedi ancora poi questi alberi? Perché ho piantato un viale di tigli e mi hanno detto ma prima che siano un bel viale non c'è... Ma il mondo merita i tigli, mica li merito io. E credo nel mondo, credo in quelli che saranno, sentiranno il profumo dei tigli e le api continueranno a fare il miele di tigli. È la cosa più bella che ci sia. Ma ci vuol fede nella vita, in questo mondo, negli altri. Se non l'abbiamo, non sappiamo vivere e non aiutiamo gli altri.